inizio dicendo due cose, come dire, in premessa, fate voi o all'interno della conferenza stampa o meno, e ci tengo a precisare che non ci troviamo all'interno della sede del Partito Democratico, ma solamente per una questione logistica, adesso che se questa è la mia segreteria politica, che per tanto tempo è stata anche la sede del PD, come dire, ho ritenuto opportuno farla nella mia segreteria politica, e non voglio assolutamente coinvolgere il Partito Democratico, considerato peraltro che di dominio pubblico da qualche giorno a questa parte mi sono dimesso da tutte le cariche che avevo in seno al partito, sia a livello provinciale che a livello regionale, e mi sono dimesso anche da semplice aderente. Questo è evidente nel momento in cui si viene colpiti da delle accuse così gravi, evidentemente in virtù del codice etico, ma prima ancora per quanto mi riguarda, il codice etico del mio partito, ma prima ancora per quanto mi riguarda come persona, è evidente che uno si dimette da qualunque incarico pubblico. Ho inteso convocare questa riunione, conferenza stampa, perché evidentemente attesa la notizia dirompente che negli ultimi giorni mi ha visto, ahimè, in senso negativo protagonista sui giornali, lo ritengo giusto, considerato che molti i vostri colleghi, voi stessi mi avete chiesto di intervenire. È evidente che lo faccio con la massima serenità, spero con la massima lucidità, per fornire solamente qualche ulteriore elemento di valutazione, fermo restando che sono consapevole della pesantezza delle accuse che la DDA di Catania mi muove. È consapevole che dovrò fare valere le mie ragioni nelle sedi opportune e giudiziarie, consapevole anche che sono assolutamente estraneo ai reati che mi vengono contestati, lo grido al mondo intero, ma evidentemente sono, scusate per l'illusione, consapevole ancora una volta che questo non basta. Saranno le sedi giudiziarie a stabilirlo. Mi difenderò nel processo, se ci dovesse essere un processo, ovviamente assieme ai miei avvocati che stanno studiando il grosso fascicolo che interessa questa indagine, che vede coinvolto me assieme ad altri politici di Augusta. Pertanto mi corre l'obbligo di ringraziarvi perché state prestando attenzione a quello che io da qui a breve dico, consapevole anche qui che dirò qualcosa, come dire, di pesante, qualcosa, ma credo che a questo punto mi corre l'obbligo anche di farlo, di renderlo pubblico. E allora, come sempre, io divido le mie conferenze stampa in due modi. Uno, prima vi racconto i fatti e successivamente magari mi riserverò di farvi qualche valutazione mia personale, poi se lo ritenete opportuno mi fate anche voi qualche domanda. Io nel mese di luglio del 2012, metà luglio del 2012, avevo ricevuto un avviso di garanzia da parte della Procura di Catania con i fatti che ultimamente mi vengono contestati. Devo anche dire che sono stato sottoposto a un lungo interrogatorio dal pool antimafia che indagava, su cui ho risposto sui miei rapporti con politici, imprenditori, professionisti, pregiudicati di questa città e persone, ahimè all'epoca non lo capivo, contigue ad ambienti mafiosi. Penso di aver fornito tutte le mie, come dire, spiegazioni, di aver dato eventuali chiarimenti, pensavo di aver dato eventuali chiarimenti all'indagine, ma evidentemente così non è stato, perché il 5 di dicembre, come sapete tutti, poi è arrivato l'avviso di conclusione indagini per i reati di cui sopra, quindi il voto di scambio con l'aggravante dell'articolo 7, successivamente il concorso esterno in associazione mafiosa. Questo di concerto o in concorso con l'ex assessore dell'amministrazione comunale Antonio Luigi Giunta. Questo sono i fatti, e mi viene voglia di dire quando molti miei amici,
molti politici, e vedevano che io titubavo nel mese di luglio, allora quando mi dovevo candidare alle regionali, pensando magari che io fossi una sorta di pasticcione, indeciso, non fa, ma evidentemente sì, non avevo né la serenità né, come dire, quell'entusiasmo per potermi candidare. Mi sarei candidato sicuramente, lo ammetto con sincerità, perché l'impegno di 20 anni in politica, come dire, sarebbe stato naturale avere uno sbocco, indipendentemente dal risultato, positivo o negativo, se fosse stato eletto, ma, come dire, partecipare a una competizione regionale o nazionale, su cui adesso magari mi soffermerò, come dire, sigillo di un impegno politico coerente, trasparente, nel corso di questi 20 anni. Non mi sono candidato, speravo di potermi anche candidare per le nazionali, cosa che evidentemente non posso fare, considerato che dicevo che il 5 di dicembre è arrivato l'avviso di conclusione indagine. Se uno legge il capo di accusa nella parte, come dire, tecnico-giuridica, evidentemente c'è io stesso mi sono dovuto, come dire, sedere un brutto colpo a leggere la parte tecnico-giuridica del reato, aver favorito gli ambienti criminali con un patto scellerato, eccetera, eccetera, con appalti, lavori e tutto quello. La struttura teorica, poi mi hanno spiegato gli avvocati che quella è la struttura teorica, che ovviamente lascia a me disorientato, sbandato, ma poi mi sono soffermato su alcuni dati, come dire, concreti. Io avrei favorito, tecnicamente, favorendo la capacità operativa dei clan, l'avrei favorita in 7 episodi che mi vengono contestati. Il primo episodio, sul quale ovviamente rivendico la mia paternità perché c'è la mia firma, su cui non esprimo giudizi, è la nomina dell'avvocato Aiello Gioacchini, suocero di Marcello Ferrari. Questo è il primo atto che mi viene contestato. Quindi, concretamente, gli atti che io avrei favorito, ahimè, la mafia, con questi 7 atti di cui vi sto dicendo. La prima con questa nomina. Gli altri 6 atti, e ve lo dico, vi prego di credermi una volta ogni tanto, non lo faccio per scaricare responsabilità, assolutamente, ma lo faccio a maggior ragione per rivendicare la correttezza dell'iter amministrativo di questi atti, le procedure adottate nel pieno rispetto delle norme e delle leggi. Sono tutti atti di piccola gestione, alcuni, altri di gestione pura, ordinaria, degli uffici comunali che hanno visto coinvolti nella loro adozione, nella loro genesi e compimento, strutture dell'ufficio comunale. Non lo faccio, ci tengo per scaricare responsabilità, ma per chiarire sotto il profilo amministrativo. E allora i 6 atti che mi contestano sul piano amministrativo, contestano al comune e mi ricaricano a me, scusate questo termine, sono dimenticavo di dirvi una cosa, mi contestano questi reati che si è concretizzato prima, durante e dopo l'elezione, e allora gli atti per una comunità espositiva, non vi voglio tediare, sono i seguenti, mi aiuto perché altrimenti il rilascio nell'aprile del 2007 a Carcione Maurizio di una licenza per la somministrazione al pubblico di bevande, il chiosco del Sacro Cuore. Loro sostengono rilascio, noi, io sostengo che è una semplice coltura di un atto dovuto. Ovviamente non, tecnicamente non mi devo difendere qui in questa sede dicendo cose, ti racconto solo i fatti ed evitiamo ulteriori magari noie che vi do nella mia esposizione. Quindi il rilascio del chiosco a Carcione Maurizio del Sacro Cuore. L'aver affittato l'immobile di Tabita Puccia, definito, o meglio, l'immobile contratto di locazione con Greco Rosa,
moglie di Tabita Giuseppe, virgola, definito dall'atto di, che io apprendo, persona contigua a Blandino Fabrizio. Poi successivamente la aver nel 2008-2009 affidato la fornitura di un vetro, di una porta antipanico di euro 1000 all'impresa di Vincenti Renzo, e successivamente aver affidato la realizzazione di due gabbiotti in vetro all'interno delle scuole Todoro e Principe di Napoli per i bidelli, perché avevamo in corso una ispezione dell'ASP, quindi il microclima eccetera eccetera. Il vetro di 1200 euro credo che salga al 2009, e i due gabbiotti risalgono fine maggio 2002, maggio 2008, aprile 2008, per il costo complessivo di 6.000 euro. Queste sono le due cose di Vincenti. Poi, per aver affidato un lavoro nel 2010 di 10.000 euro all'impresa edile di Carcione Maurizio, per dei lavori di rifacimento dei bagni presso la scuola del Principe di Napoli, e in ultimo l'autorizzazione ad un subappalto ad un'impresa di Alcamo che aveva vinto l'appalto per i lavori della scuola di Brucoli per un importo, non mi ricordo, di 250-300 mila euro, e nell'ambito delle somme richieste aveva richiesto un subappalto all'impresa Pandolfo Graziani per l'importo di circa 50 mila euro. E come è la prassi in questo caso, la ditta appaltatrice chiede l'autorizzazione al comune, agli uffici, gli uffici verificano, come si suol dire, le carte, dopodiché autorizzano il subappalto. Mi pare che non mi sono dimenticato niente, sono sei atti amministrativi puri che hanno visto, dicevo, tutte le strutture dell'ente. Ci tengo a dire una cosa. Noi negli anni 2005-2010 abbiamo appaltato opere pubbliche per 23 milioni di euro e potevamo subappaltare 7 milioni di lavori. Il subappalto contestato è pari allo 0,23. È un atto squisitamente, avete capito, amministrativo. Questi fatti, evidentemente, cercherò di difendermi da questi fatti che mi contestano nelle sedi opportune. Dicevo, letti gli atti, leggere sui giornali, fuori dalla provincia di Siracusa, ma io dico anche negli altri paesi, concorso esterno e voto di scambio, evidentemente si pensa, chissà, una ombra pesante viene gettata sull'operato del sindaco e mia personale. Ma penso che ad Augusta il fatto dell'affitto a Tabita, il fatto del veto, il fatto della nomina dell'assessore, credo, come dire, che meritano quantomeno una rilettura, e si possono valutare meglio la vicenda. Aggiungo qualche cos'altro. Ho visto il faldone, evidentemente, dell'indagine. Ho scoperto che sono intercettato, ero intercettato ed ero sotto indagine dall'ottobre del 2007. Vi posso dire, insomma, che apprendere direttamente che sei sotto indagine, e non solo, ma sotto intercettazione ambientale e telefonica, in macchina e ovunque, per ben 5 anni, non è una cosa bella. Ma voglio dire, io penso che vi sia stata una sorta di indagine preventiva nei miei confronti, una sorta di accanimento inquisitorio. Per la serie del Grande Fratello, vediamo che cosa combina il sindaco, che cosa possa essere, cosa possa aver combinato.
però il lato positivo lo voglio vedere, se alla fine, dopo 5 anni di amministrazione, di 10 anni, ma negli ultimi 5 anni intercettato, mi contestano solamente questi atti e mi pare non ci sia nessun altro, come dire, da una parte sono profondamente colpito per l'accusa che mi fanno, dall'altra parte sono, fra virgolette, come dire, sereno, è un elemento di valutazione anche per quanto sul mio operato, perché evidentemente non c'era nessun altro. Poi secondo me, dico, questo per quanto si aspetta sia drammatica, dico, ma se sono stato indagato dal 2007 e qualora ci fosse stato questo patto scellerato, criminoso, mi hanno consentito di reiterarlo e perpetrarlo per gli anni successivi, perché se ci fosse stato e non c'è stato, sicuramente io spero di poterlo dimostrare. E nel 2008-2009 potremmo, come dire, evitare che io continuassi e poi alla fine del mandato contestarmi questo. Quantomeno questo, secondo me, sotto il profilo della logicità, uno che se lo pone questo tema. I dubbi sui tempi me li dovete consentire. Ormai evidentemente poco importa, ma evidentemente avevo delle aspirazioni politiche, lo sapete tutti. Potevo essere candidato alle regionali, potevo essere candidato alle nazionali addirittura, ma questo non succede più e quindi va bene così. Però per quanto usata sempre la frase classica, come si dice, giustizia dell'orologeria, non lo so, questo lascia il tempo che ormai che trovo. Volei anche dire qualche cosa riguardo credo, ho letto attentamente le migliaia di pagine, attentamente, evidentemente sempre coinvolto emotivamente, e quindi posso anche sbagliare, ma credo che tutto sia basato su deduzioni illogiche, su forzature interpretative e anche su alcune presunzioni. Non so se sbaglio, non so se lo dico, non l'ho concordato nemmeno con gli avvocati, ma io lo voglio dire. Ad esempio, uno degli indizi presi a supporto come fonte di prova o come conferma della tesi accusatoria è che durante un controllo hanno fermato un ragazzo vicino a Ortisi Sergio, che affiggeva i manifesti elettorali durante il periodo elettorale. A suggello del patto politico mafioso stipulato da me con questo, la conferma è data dal fatto che gli trovano 300 miei manifesti. Non vi dico come ho interpretato non solo i servizi elettorali, ma anche la forza di intimidazione, la pressione politica, eccetera, eccetera. Dopo tre righe si va a vedere che nel verbale fatto dai carabinieri, cioè, per carità, non voglio mettere nessuno, ma assieme ai miei manifesti, 300 c'erano 400 di Stella, 500 di Nauro, 600 di Nauro. E allora, come dico, non dico, dico solo le perplessità, io vi sto dicendo questo, vi dico questo, quello che io sento. E siccome mi sono scocciato, così non riesco a concentrarmi. Quindi anche questo, ma ci sono anche, e questo è il passaggio che dico io da uomo ferito, pesantemente ferito, delle cose di cui mi assumo la piena responsabilità. Questi sono i fatti, ora vi sono delle strane coincidenze però, in questo, non so come definirle, coincidenze, casi, ma che ripeto, un uomo ferito dice, tanto penso che la vita pubblica l'ho terminata. E io mi devo difendere in tutte le sedi la mia dignità, la mia personalità e il mio onore, e lo voglio ribadire qui, io non ho tradito la città, ho gestito 10 anni con dignità, ho gestito questa città con, lo dico nel momento in cui faccio una conferenza stampa per uno che è inquisito per mafia, con rettitudine e dignità, con coscienza, guardando sempre gli interessi della città, e tutta l'aggressione che c'è stata nei miei confronti, verbale, come dire, sotto tutti i profili, soprattutto negli ultimi anni, era mirata solo e esclusivamente
a colpire la mia persona sul piano politico per non farmi, fra virgolette, crescere. Lo dico perché ne sono formalmente e fermamente convinto. La vicenda dell'ospedale mi ha lacerato in questa città. E tutti quelli che erano per il bene della città e per l'ospedale, le reti liste, erano tutti candidati nelle varie liste, perché l'ospedale, come io pensavo, era solamente una strumentalizzazione per la battaglia politica nei miei confronti. Quando io penso che per l'ospedale, ma la storia poi lo stabilirà, abbiamo ad esempio fatto una scelta, abbiamo, come dire, in un panorama difficilissimo, abbiamo ottenuto il massimo che potevamo ottenere. E tutta, scusate se ho parlato dell'ospedale, non era questo il momento, ma tutta questa campagna di aggressione politico, mediatica, personale nei miei confronti ha oscurato tutto quello che di buono abbiamo fatto in questa città nei 10 anni. Ad esempio i 23 milioni di opere pubbliche che sono state, come dire, e si vedono materialmente con opere che accettavamo, ma non mi voglio dilungare su questo. E allora, alcune coincidenze mi lasciano pensare. La prima coincidenza: non è possibile che questa coincidenza fra commissione d'inchiesta in procure, nella procura di Siracusa, e successivi provvedimenti di trasferimento emessi dal Consiglio Superiore della Magistratura, e immediatamente dopo commissioni d'accesso agli atti del Comune di Augusta. È mai possibile che io da 10 anni, io e la mia giunta, abbiamo presentato, ma io in particolare, tante denunce in tutte le sedi, in ultimo anche io personalmente mi prendo la responsabilità di quello che dico, un dossier che doveva andare sul tavolo dell'antimafia di Catania, a tutte queste mie denunce non è stato mai dato nessun seguito, non so per quale motivo. E invece in ogni procura, in qualunque posto dove vengono presentati anonimi di questa città, virgola, anonimi per modo di dire, perché sappiamo a chi appartengono e chi non sono, e le denunce scritte, firmate da Pippo Amaro di Augusta, è mai possibile che hanno immediatamente avuto ascolto e sono andate avanti. Ad esempio, in questa città, sin dal 2006, si sa che Amaro Giuseppe mi ha osteggiato fortemente sotto tutti i profili, ma questo ci sta anche sul piano della, come dire, sul piano della politica personale. Ma già nel 2006 osteggiava la mia amministrazione per quanto riguardava gli affitti da destinare a sede di tribunale e a sede di uffici pubblici. È mai possibile che in questa città tutti gli affitti e tutti i palazzi debbano essere quelli di Pippo Amaro per affittarli? E chi tocca i figli muore in questa città? E vorrei dire che, ed è documentato, già nel 2008, aprile del 2008, Amara denuncia con volantini a sua firma, e poi vi è una campagna, fra virgolette, anonima in città, in cui si denunciano, come dire, degli eventuali, dei connubi politico-mafiosi, e si denuncia che nel palazzo Tardita vi sono infiltrazioni di ordine mafioso. E già nel 2008, aprile 2008, si prefigurava lo scioglimento del comune di Augusta. Allora, io voglio dire, penso, come dire, questi sono dati oggettivi, e il resto, come dire, lo valuto. A questi anonimi, agli esposti di Pippo Amaro e alle telefonate di Pippo Amaro con Salmeri al telefono, dove parlano di questione morale, vengono date, nelle indagini che mi riguarda, vengono assunte come fonti di prova, a testimoniare il patto scellerato politico mafioso fra me e i soggetti di cui si legge nel capo di accusa. È possibile che già qualche anno fa Amara, assieme a della, non posso dimettere l'imbarazzo, stampa compiacente, dal 2 anni a questa parte sa dettagliatamente che c'era una indagine
stampa compiacente che, come dire, a spizzichi e bocconi dava questa notizia, che c'era un'indagine che mi vedeva coinvolto per mafia alla procura di via di Catania, alla DDA di Catania. Allora, è mai possibile che Amara ha trovato orecchie sensibili in tutte le procure? Dico, mi difenderò anche per questo. Io, ora lo dico, sono valutazioni che faccio. Per la serie chi tocca i fili muore. Io in questa provincia sono stato il primo e forse l'unico che ho fatto un esposto al CSM qualche anno fa in tempi non sospetti contro il procuratore Musco. L'ho fatto in tempi non sospetti denunciando le relazioni amicali sicuro, ma poi col tempo si è saputo anche economici e di frequentazione, e ora sono di dominio pubblico. Anche questa è una coincidenza, io dico, soprattutto perché, ad esempio, a proposito del mio esposto, cosa che nessuno ha pubblicato, o quantomeno qualcuno fra virgolette lo ha dimenticato, anche autorevoli giornali, a seguito della mia denuncia, nel provvedimento di trasferimento di Musco, una delle incolpazioni specifiche poste a fonte, ad origine del trasferimento, era proprio la denuncia che ho fatto io nei confronti di Musco per come, fra virgolette, dico nel senso, non mi viene un altro, gestito il procedimento davanti al giudice di pace di Augusta, in cui erano parti offese a seguito di una mia denuncia per diffamazione, in cui erano parti, come dire, imputati, e io parte offesa a seguito della mia denuncia per diffamazione, Salmeri Rosario, Castro Pietro e Solarino Luigi. Non vi racconto il procedimento del giudice di pace. Prima era a Siracusa, Musco chiede il trasferimento dell'incompetenza territoriale, va ad Augusta. Poi, una volta che è incardinato ad Augusta, si sono fatte un paio di udienze, lo stesso Musco chiede l'aggravante e quindi deve riportare il processo a Siracusa. Dico, anche questo è una cosa che mi lascia pensare. O quantomeno un uomo colpito da queste cose lo pensa. Allora io dico una cosa, ai prossimi sindaci, fra 2 anni a questo punto io penso, perché poi vorrei anche dire qualche cosa riguardo il comune. A un sindaco vi posso assicurare che si rivolgono migliaia di persone, è di frontiera ed è con i tempi che corrono è al massacro. A un sindaco si rivolgono gente di tutti i tipi e di tutti i generi. Tutti ti chiedono lavoro, le cose più disparate, contributi, sussidi, difficoltà economiche difficili, ti confessano cose. Il sindaco è un ruolo difficilissimo e quindi io a un sindaco si rivolgono imprenditori, professionisti, consiglieri comunali, figli di magistrati, di tutti i generi, tutti i tipi. Tutti questi incontri io li ho tenuti dentro la stanza del sindaco. Mi auguro che tutti siano stati ripresi in maniera tale che si veda il tono del dialogo e chi viene e il bisogno che c'era. Però certo, ai miei successori io un consiglio lo voglio dare. Ormai non basta più sapere, o meglio conoscere se uno più o meno è pregiudicato. Gli devi chiedere prima il certificato penale e gli devi chiedere il certificato antimafia, e con i tempi che corrono questo non basta più. Ora c'è non basta più, devi anche informarti, un uomo pubblico si deve anche informare chi frequenta, con chi va la notte, che amicizie ha, con chi prende il caffè. È diventato difficilissimo reggere questo impatto, e io consiglio nemmeno di salutare ormai le persone fuori, perché non si sa più, qualunque cosa viene interpretata
e potrebbe essere letta come chiave di, come dire, sempre negativa. E poi come arriva a me, come in questo caso, hai voglia di correre, di andare a spiegare le cose, spero nelle sedi opportune. Sapete che mi sono dimesso quindi dal partito, ringrazio per la solidarietà che mi è stata data da molti vertici del partito, mi sono sentito per telefono, qualcuno lo ha fatto anche pubblicamente e desidero ringraziare. Però una nota, adesso io vorrei un attimo trattenervi, forse mi sono dilungato ma sento di farlo. Il 30 novembre scadeva la proroga, scadeva il termine dei 3 mesi per la commissione d'accesso al comune. È stato chiesto un mese di proroga, tutti ci chiedevamo un mese di proroga, comunemente. Adesso me lo sono spiegato perché è un mese di proroga. Il mese di proroga serviva per fare cosa? Come tempo? Fare l'operazione Nostradamus, che ha portato agli arresti di alcune persone di Augusta. Di contestualmente notificare a me e ad altri l'avviso di conclusione indagini con questo tipo di reato pesantissimo. Terzo, perché la prima e la seconda cosa che vi ho detto evidentemente costituiranno, a mio modesto giudizio, l'ossatura portante per la relazione della commissione, perché io ne ho lette 100 relazioni prefettizie che hanno portato allo scioglimento dei comuni. Se non c'è il coinvolgimento del sindaco, indipendentemente se poi come la maggior parte sono stati tutti sempre assolti, archiviati, eccetera, eccetera, ma basta solamente questo per dare, come dire, forza e corposità alla richiesta di scioglimento. All'interno dello scioglimento sicuramente nella relazione troverete i 7 punti che mi contestano, sicuramente troverete anche forse la multa, questa qua ultima, l'abuso d'ufficio che mi contestano. Al momento in cui sto parlando non mi risulta che ci siano altri fatti eclatanti rispetto all'azione amministrativa, eccetera, eccetera. Quindi questo costituirà, come dire, l'ossatura, la base forte su cui fare la relazione. Se poi a questo, considerato appunto che non ho 100, aggiungete il disordine amministrativo, l'inefficienza dell'apparato burocratico e la situazione economico-finanziaria, tutti criticità, si dice in termine tecnico, sono indicatori dello stato dell'ente. Questo è diffuso, ma io dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se per 5 anni si fossero intercettati il 95% dei sindaci o dei comuni, così come viene intercettato a me, e fanno la verifica sull'iter amministrativo, sul disordine organizzativo, sulla la difficoltà economica, eccetera, eccetera, io penso che moltissimi comuni, come dire, sarebbero su questa idea. Ma il problema era che in virtù di quello che vi dicevo prima, non bastava eliminare Massimo Carrubba politicamente, ma bisognava anche, come dire, colpirlo pesantemente, consegnare alla memoria di questa città con spietato cinismo, consegnare alla memoria della città le nefandezze, che io ovviamente respingo sotto tutti i profili mie, consegnarmi alla dannazione di questa città. E allora io penso che tutto questo danneggia principalmente la nostra città, perché io lo comprendo, lo percepisco, c'è un certo disorientamento da parte dei cittadini, perplessità, quest'idea di questa gestione, ossia con quali nefandezze ci siamo fatti. Metti la commissione d'inchiesta, il sindaco inquisito per mano, e i 42 milioni di debiti, che non è così, l'avete intuito tu, che i milioni di debiti ovviamente sono 20, levateci di più quelli che ci ha fregato la Tribù d'Italia, levateci quei 10 milioni che io ho pagato prima, metteteci che sono arrivati 1,5 milioni del trasferimento dello Stato, metteteci che stanno facendo accertamenti, ora tutta una volta l'ufficio si è svegliato, per 4,5 milioni di accertamenti o di omesse denunce o infedeli denunce per quanto riguarda ICE e Tassu,
del 2007, 2008, 2009, 4 milioni sono, li hanno messi a ruolo, vi rendete conto che la mia gestione, la ritengo che quelli è assolutamente in pareggio. E allora, questa è la, quello che io un poco dico. Ora, avrò fatto degli errori nel corso della mia attività politica, soprattutto dei sindaci. Io penso forse di, ancora oggi non ho capito quali fini sbagliati ho toccato, non ho, questo sì, messo, non mi sono piegato ai voleri di alcuno. Ho dato fastidio, davo fastidio e sicuramente ne avrei dato molto di più fastidio se fosse andato avanti politicamente. Quindi io ritengo che questa vicenda, come si suol dire, la mia storia politica, il mio impegno amministrativo dovrà essere riletta quando, uso una metafora, la polvere si sarà posata su questa bufera. Quando la polvere si sarà posata, fra qualche anno, la lettura di questa città con uomini e cose, quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto, dovrà essere riletta. E un'ultima cosa, dovete consentirmi, dopo che ho finito, sperate di non essermi dimenticato qualche cosa di particolare. Al commissario la mattina, vorrei semplicemente, come dire, con la stima che nutro nei confronti di un funzionario che da 40 anni ha servito la regione siciliana. E non è possibile che ogni... è troppo semplice, o meglio, arrivare in un comune, da uomo esperiente come lui, sapere che c'è la commissione d'indagine d'accesso prefettizia. E quindi che ci sono degli elementi di criticità. E ogni qualvolta che affronta un tema, sia pubblico che privato, sempre deve fare appello alla trasparenza, alla legalità, questo è un territorio abbandonato, che cosa si è fatto, che cosa non si è fatto, eccetera, eccetera, non sapete che cosa abbiamo combinato, eccetera, eccetera. Allora, a lui chiedo che, piuttosto che parlare in questi termini, se trova o riattrovate documenti, carte, pratiche, su cui ci sono nefandezze, lo prego di trasferire tutto, se non l'ha fatto, alla commissione d'accesso, di mandare alla Procura della Repubblica di Siracusa, alla Procura dei Corte dei Conti e a tutti i posti. Così se ci sono atti li verificheremo, dopodiché io, se sono quello che si pensa, ma non lo sono, io ho la possibilità di difendermi nelle sedi opportune, o altrimenti mi, come dire, gestisca il comune con le difficoltà, con le criticità con cui abbiamo avuto a che fare da decenni a questa parte la mia amministrazione e forse anche quelle precedenti, con tutte le difficoltà che una pubblica amministrazione presenta. Questo era quello che io mi sentivo di dire, se non mi sono dimenticato qualche altra cosa. Vi prego di scusarmi. Ho finito e vi ringrazio.